di iniziare, ragazzi, vi volevo ricordare di passare dalla prima parte di questo video, perché infatti questo qua è il suo continuo, quindi che senso ha vedere questo video prima di aver visto l'altro? Poche parole, questo è il concetto. Quindi mi raccomando, se non avete ancora visto la prima parte, cliccate adesso sullo schermo. Potente a parlare, ragazzi, qua Axelogi. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui, tornato, per presentarvi la seconda parte, si spera ed ultima perché non ho voglia di perdere, del video relativo al torneo di San Patrizio. E ragazzi, come potete ben vedere, non ho più la maglia del Benfica, che comunque è là in tutto il macello dietro, però mi sono vestito un po' più da ignoranza perché siamo giunti alla sera, e alla sera qua, tipo, gli irlandesi sono strafatti di birra, più birra che sangue nelle vene, quindi ho deciso di mimetizzarmi col loro ambiente. E quindi eccovi spiegato il motivo del mio vestire. Comunque, a parte gli scherzi, non mi sembra avere altre cose da dire. Anzi, no, ne ho una. Vi volevo dire che siete fantastici, perché vi avevo chiesto supporto nell'episodio, nella prima parte, e abbiamo incredibilmente raggiunto già i 4800 mi piace. Quindi siete il top. Se potete, lasciatelo già anche qua. Togliete se potete. Mi raccomando, anche questo video deve raggiungere i 5000 mi piace. E ci siamo. Terzo sfidante, teoricamente parlando, ma primo di questo episodio, se possiamo così dire, a Kane Verde, e stranamente anche lui un irlandese, chissà come mai. Va bene, che poi ragazzi vi racconto questa piccola cosa. All'inizio, tipo al mio primo FIFA, che era il 12, io avevo visto sto torneo, dopo 60 anni, 60 tentativi ero riuscito a vincerlo, però non sapevo che... Cioè, pensavo che proprio tutte le persone del mondo partecipassero a questo torneo. Quindi dopo una volta averlo vinto mi sentivo il più forte di FIFA. Poi ho scoperto che però, cioè, non è che tutti partecipano a un unico torneo. E quindi sono rimasto malissimo. Sì. Bella. E noi andiamo subito con Long... Ah, no, non è vero, è McGeady, che con le sue skill fa ubriacare gli avversari, come abbiamo già più volte detto. Veramente, McGeady. No, ho sbagliato, Dio fauno. Bravo McGeady, mamma mia, ragazzi, un déjà vu, mi è venuto un déjà vu, che spettacolo, io l'ho già vissuta questa azione. Livello di emozioni di questa partita pari a Chievo-Cesena, ragazzi, ormai sta diventando pari a Chievo-Milan, imbarazzanti. Dai, se la passa 60 minuti e poi sbaglia l'ultimo passaggio, e mo altri 60 ore prima, oddio mio. Dai, fai altri 6 passaggi. 1, 2, 3, 4, ok, 5. E non lo fai, ottimo. Dai, ripartiamo, andiamo a fare i gol. Facciamogli vedere che ne servono pochi ma concreti di passaggi. Bravo Long, bravo così. Dai, tanto la passa, non tira. No, dai, una volta che deve passare. Una volta che deve passare la tira. Che sbatto, 1-0. Ma fai niente. Dai, mo. No, questo fa sfasare, ragazzi. Ci sono dei giocatori in cui giocando a FIFA si sfasa. Questo è uno di quelli. Dai, muoviti. No, fa troppo sfasare. È imbarazzante. Ci sono dei giocatori che fanno arrabbiare, ma in una maniera paurosa. Dai, palla per Long. Bravo Long, dai, dai che l'hai fatta giusta. Dai che l'hai fatta. Palo, madonna. Bravo così. Dai, dai McLean, sei Hulk. E sbagli ste cose. No, no, è maledetto sto torneo, non riesco a vincere. Dio. Di Dio, mi fa il miracolo e poi sbaglia ste cose. Non farmi il miracolo che non mi illudi. Si è messo davanti. Ma se uno tira tu ti sposti, non ti metti davanti. Così è stato. Per me, ragazzi, il cappello che porta sfiga. Boh, non lo so, è strano, non perdevo mai così tanto. E mette. Oddio, no, sono arrabbiatissimo. Cioè, migliorano il coso del price range lì dell'hosti e non migliorano la Gesù bambino di connessione che c'è. Oppure gli errori che fanno i portieri, ragazzi, scandaloso. L'hai visto? Questo gol è quello che farà vincere il torneo! Siamo di nuovo cari! Madonna mia, mi fa il miracolo! Allora, mettiamoci d'accordo, se mi fai il miracolo non mi fai segnare subito un secondo dopo. Dai Roccia, ti prego, prendila e fammelo, sì.
Sì, 2-1, esulto come se fosse un gol al 90esimo, me ne sbatto i maroni. Yes! Perché vedo girare quella rotellina? Non è un bolso. Oh! No, ragazzi. Una volta che vinciamo ci salta internet. No, siamo maledetti, ragazzi. Sto tornando infattibile. Non so cosa dirvi. E ragazzi, noi ci crediamo ancora, quindi... Ah, ecco, no. Una cosa devo dirvi, che siamo al giorno dopo. Nel senso, io appunto quelle due partite le avevo disputate ieri, perché alla fine internet non mi era più andato. Quindi, eccoci qua. Adesso almeno la prima partita devo vincerla e poi farò uscire quello che si spera essere l'ultimo episodio, che ci sto veramente mettendo un fottio di tempo a vincere questo torneo, appunto nei prossimi giorni. Quindi stay tuned. E noi non troviamo nessun avversario, no, ti prego, fa che non inizi quel problema. No, devo andare a staccare. Oddio, sono un ninja, l'ho presa al volo. Comunque devo andare a staccare internet. Oddio, l'abbiamo trovato, addirittura 2 di latenza. Però ragazzi, loro ci tengono ai propri utenti e al posto di migliorare la connessione mettono il price range. Ottima cosa. Keep calm long. Bravo così. Bravissimo così. Dai, c'è un cavallo. Bello, dai. Long, attenzione. Long. Lo scarta e ci portiamo in vantaggio al settimo minuto. Questa è la volta buona. Bravo, subito. Long è scatenato. Scatenatissimo Long, attenzione. Calcio champagne. No, faccia anche birra champagne. No, calcio birra. 2-0. Birra perché è irlandese, capitela. Comunque, ottima partenza. Siamo già 2-0 al decimo. L'ha lanciato, parla per Long, il controllo lo fa. Long va dritto. Long lo scarta, aia. 3-0 al 48esimo circa. Buono così, questa è presa. Madonna, ma non ci posso credere! E ragazzi, il nostro avversario ha quittato. Devo dire molto bene così, che io ora ho da studiare veramente un macello. Però questo video ve l'avevo promesso, quindi eccovelo qua. Spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, mancano ancora 3 partite. 3 partite che, se tutto va bene, vedrete nel prossimo episodio, o meglio nella prossima parte. Quindi lasciate un bel mi piace, cercando di raggiungere i 4.000 mi piace. Detto questo, io vi saluto e vi dico potente a parlare nel prossimo video. E fatemi anche sapere se voi siete riusciti a vincere al primo colpo, cosa che io non sto proprio riuscendo a fare. E ciao a tutti!